non possiamo camminare nel sentiere che tu hai tracciato. Ti chiediamo perciò che il corpo e il sangue che tu ci hai donato diventino luce nel nostro cammino e forza, viatico, perché noi non possiamo venir meno. Signore Gesù, con questa nostra celebrazione noi entriamo con te nel deserto, digiuniamo con te nel deserto e troviamo forze in te per combattere contro il nemico che ci tenta. Come tu fossi tentato, anche noi siamo tentati, ma tu ci hai insegnato a combattere con la parola di Dio. Ci hai insegnato a vincere nella forza che viene dalla parola di Dio. Signore, vogliamo entrare con te nel deserto, vivere con te nel deserto, imparare da te, e con te vogliamo uscire dal deserto. Per compiere come te la nostra missione, benedicici questa sera, benedici questo popolo che entra nel cammino quaresimale e fa che tutti possiamo camminare speditamente alla luce della tua parola e con la forza del tuo Santo Spirito. Lode e gloria a te, Signore. Ecco, il Signore ci dice di ascoltare il suo invito, la sua parola, e di metterci in cammino con Gesù. E allora, fratelli e sorelle, buon cammino quaresimale. Camminiamo con Gesù. E invochiamo anche l'aiuto della Madonna, perché la Madonna ci attenga il dono dello Spirito. È lo Spirito che condusse Gesù nel deserto. Questo medesimo Spirito dovrà condurre noi. Preghiamo la Madonna perché ci ottenga un'abbondante forza dello Spirito. Entriamo nel grembo di Maria, nostra Madre. In lei troveremo lo Spirito, troveremo Gesù e attingeremo la forza per iniziare il nostro cammino. Amen. Preghiamo. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale, santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso, concede a tutti noi, come al figlio prodigo, la gioia dell'eterna. E proprio in apertura il Signore ci ha dato questo testo. Dio che consola gli afflitti ci ha consolati con la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma con la consolazione che ha ricevuto da voi. Grazie, Signore, perché sei consolato. Viviamo questo inizio di Quaresima con intensità.
La liturgia di oggi è quella delle ceneri. Ricordati, uomo, che sei polvere e in polvere ritornerai. C'è un invito alla conversione, convertitevi e fate penitenza. È in questo clima liturgico che noi iniziamo questa serata. Se vuole essere una serata di preghiera, intonata al tempo liturgico, iniziamo con la benedizione delle ceneri e poi introduciamo la Santa Messa. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tu ami tutte le cose, tutte le tue creature, Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato. Tu dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio. E con questa antifona che iniziamo questa liturgia, il Signore è l'amante della vita, egli per questo non uccide quelli che lo offendono, ma li perdona, purché chi offende il Signore riconosca il suo peccato e chiede perdono. E allora, fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione per affrontare voi vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Sì. Adesso un momento di silenzio. Dopo questo momento di silenzio possiamo anche invocare lo Spirito del Signore perché ci faccia penetrare nel senso della liturgia da cui attingiamo la salvezza, in modo da celebrare questo inizio di Quaresima nella luce e nella forza dello Spirito. Il profeta Gioele ci invita ad uscire dalle nostre situazioni comode, dove ci siamo adagiati, ad uscire vestiti di sacco o di cenere, ma uscire e andare incontro a colui che ci chiama. Nella seconda lettura c'è l'invito alla riconciliazione con Dio in questo tempo favorevole che è il Kairos di Dio. Nella terza lettura, quella del Vangelo, c'è la vita penitenziale dopo la riconciliazione. Noi fissiamo per un momento questi tre punti connessi con la liturgia, l'invito alla conversione. La conversione è un fatto di Dio, è Dio che converte noi,
ma Dio è sempre pronto verso di noi, guarda sempre a noi. È un Dio che guarda l'uomo e parla sempre all'uomo, è sempre con la bocca aperta tutto il giorno, come dice la Scrittura, e che non c'è nessuno che ascolti. Per cui se un patto di Dio, per noi è scontato che Dio che ci ama, ci invita continuamente, ci guarda, ci parla, ci invita alla conversione, cioè ci invita a guardare a Lui, perché da Lui viene la salvezza. L'invito è rivolto a tutti, ai sacerdoti che debbono stare tra il vestibolo e l'altare, allo sposo e alla sposa che debbono lasciare la camera nuziale, ai bambini, ai fanciulli, ai vecchi, agli anziani, a tutti. Tutti, cioè, abbiamo bisogno di convertirci al Signore, ritornare a Colui che ci chiama. Abbiamo così otturato le orecchie e abbiamo fatto tacere dentro di noi qualche parola che ci è giunta, che è filtrata. Abbiamo indurito il cuore, per cui c'è questa scossa che il Signore oggi ci dà: convertitevi, convertitevi. Questa voce conversione risuona sempre nelle Scritture, cominciando dai profeti: convertitevi. Fino all'ultimo profeta, Giovanni Battista, che grida: convertitevi e fate penitenza, perché la scure già è la radice dell'albero, e l'albero che non sarà trovato con il frutto sarà reciso e buttato nel fuoco. Allora ascoltiamo la voce del Signore e guardiamo al Signore che ci chiama. Questo è il momento favorevole, ci dice il Signore nella seconda lettura. Invita alla conversione e invita alla riconciliazione con Lui. Riconciliarsi con Lui. La riconciliazione con Dio, che comporta una vita nuova. Questa riconciliazione con Dio avviene in Cristo Gesù, come detto nel testo, e avviene mediante il ministero dei sacerdoti. E Paolo, che dice: noi siamo ambasciatori di Dio per portarvi la parola del Signore, siamo collaboratori di Dio nel distribuirvi, nell'incanalare la grazia del Signore. E per questo grida: lasciatevi riconciliare con Dio, ascoltate la parola di Dio e mettetevi così in disposizione dell'anima per accogliere la grazia del Signore. Questo è il momento favorevole. Noi siamo i ministri, i sacerdoti sono i ministri della parola e i ministri della grazia. Attraverso la predicazione scuotano e invitano i fedeli, ma attraverso il sacramento della riconciliazione essi riconciliano con Dio. È chiaro che la riconciliazione è un fatto di Dio, come la conversione, però passa attraverso la mano del sacerdote, che in quel momento
e come Dio sulla terra. Quello che voi legherete sulla terra sarà legato in cielo. Quello che voi scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Il sacerdote ha un potere infinito. È Dio che usa il sacerdote, perché lui soltanto assolve, però la grazia passa attraverso le mani del sacerdote, che in quel momento è Cristo Signore, l'unico mediatore tra cielo e terra. E allora l'invito a riconciliarci attraverso il sacramento della riconciliazione, confessando il nostro peccato, condannando il nostro peccato e poi introducendoci in una vita penitenziale. E allora la terza lettura, le opere penitenziarie. Entriamo in un clima penitenziale. Tutta la nostra vita dovrebbe essere una quaresima in preparazione alla Pasqua, che è il momento della morte, è il momento della risurrezione a vita nuova in Cristo. E saper dare così alla vita questo tono quaresimale, entrando nell'ordine dei penitenti, instaurando tra di noi la comunione penitenziale, che diventa poi comunione eucaristica. Ma prima di essere comunione eucaristica e comunione penitenziale, siamo dei penitenti, entriamo nell'ordine dei penitenti. Questo noi lo dimentichiamo molto facilmente. Cantiamo, balliamo, dimenticando che la nostra vita è una vita penitenziale, dove si può cantare, si può gioire, perché già siamo salvati in Cristo Signore, ma tutto questo comporta che facciamo le opere penitenziali, perché siamo in questa valle di lacrime per fare penitenza dei nostri peccati e dei peccati dell'umana famiglia, per quella solidarietà che ci lega a tutti gli uomini. Le opere penitenziali a cui ci richiama il Vangelo e che la Chiesa mette oggi davanti ai nostri occhi sono la preghiera, l'elemosina e il digiuno. Ci interessano tutto l'uomo nei tre parametri: rapporto con Dio, preghiera, rapporto con il prossimo, elemosina o carità, rapporto con i stessi, il digiuno. Perché tutto l'uomo entri in penitenza. Questo io vorrei ribadire, perché tante volte a furia di cantare, gioire, Signore ci ha salvato, noi dimentichiamo di far penitenza. Nell'antica assoluzione, cioè nella formula di assoluzione che dava il sacerdote fino al concilio, poi è stata leggermente riformata, veniva detto, subito dopo ti assolvo, tutto quello che tu farai, tutto quello che tu patirai nella tua vita, tieni sconto dei tuoi peccati. Anticamente l'assoluzione veniva data dopo una vita penitenziale, adesso viene data subito dopo la confessione, però questo non esime dal fare la penitenza.
perché il peccato comporta un reato di colpa e un reato di pena. Il reato di colpa ti viene assolto dal sacerdote, ma il reato di pena resta. Devi scontare la pena. Noi siamo così abituati a confessarci e dire ormai sono assolto, non ci voglio pensare più. Mi dico tre padre Ave Gloria, o tre Ave Maria, o cinque Salve Regina, oppure un Gloria Padre, quello che mi ha dato il confessore, e tutto è fatto. Non è così. La penitenza bisogna farla. E bisogna farla per tutta la vita. Soprattutto quando noi abbiamo peccato. Ecco perché noi entriamo in una comunione penitenziale. La Chiesa è comunione penitenziale. È comunione eucaristica, ma comunione penitenziale. Perché lo sposo divino si rinnova sempre la Chiesa, facendola sempre più bella, senza macchia, essa che è santa ma è purificata ogni giorno per rendere bella e immacolata il suo cospetto. Noi siamo la Chiesa santificata dal sangue di Cristo, ma dobbiamo far penitenza. Dobbiamo cioè pregare, usare carità verso il prossimo e digiunare. Un momento voglio fermarmi su questi tre punti che sono le tre opere penitenziali. Resta sempre fermo questo concetto che siamo in un tempo penitenziale, che nella vita bisogna fare penitenza, accettare tutti i mali che ci vengono in penitenza dei nostri peccati e fare delle opere in sconto dei nostri peccati, perché il reato della pena non è assolto, quello della colpa sì, ma la pena bisogna scontarla o in questa vita o nell'altra vita, nel purgatorio. Restando fermo questo, ecco allora le tre opere che noi possiamo così avere a disposizione, e cioè la preghiera, l'elemosina e il digiuno, per risanare l'uomo nei tre parametri: rapporto con Dio, rapporto con se stesso, rapporto con gli altri. La preghiera. Il cristiano deve sempre pregare. Non è tanto la preghiera pubblica, ma la preghiera privata, quella che noi facciamo davanti a Dio nella cripta della nostra coscienza. Criptos significa nascosto, il segreto, ed è lì che tu trovi Dio, nel segreto del cuore. Proprio detto nel testo: entra nel segreto e il Padre tuo che vede, e poi il Padre tuo che nel segreto, allora ti ascolterà. Dunque il Padre tuo Dio è nel segreto, vede nel segreto, tu parli a Lui nel segreto, chiudendo la porta, e nel segreto del cuore, dove noi decidiamo del bene e del male, decidiamo il nostro destino, che tu devi incontrarti con Dio.
preghiera personale, che secondo il concetto di Gesù, l'espressione di Gesù, è perenne, continua. Bisogna pregare sempre, senza mai stancarsi. Essere presenti a Dio continuamente. Qualunque cosa noi facciamo, facciamola in Dio senza perdere la presenza di Dio. Camminare in umiltà alla presenza del nostro Dio. Ce l'aveva detto già il profeta Michea, capitolo 7. Ecco quello che il Signore chiede da te. Camminare in umiltà alla presenza del tuo Dio. Ecco allora la preghiera che deve intensificarsi in questo tempo di Quaresima. Dare più spazio alla preghiera per alimentare la preghiera che è dentro di noi, perché ognuno di noi deve diventare preghiera per alimentare questo clima di preghiera, questo contatto con Dio, moltiplicare le nostre preghiere, i tempi di preghiera e di raccoglimento, perché siano potenziati i rapporti con Dio, veramente possiamo sentirci figli con il Padre. Gesù dava la dimensione proprio filiale alla preghiera. Il Padre tuo che vede nel segreto ed è nel segreto ti ascolterà. Il Padre tuo. Dunque è una preghiera fatta da figlio a padre. È una preghiera nella intimità. Allora ci richiamiamo tutti a questo dovere di pregare. Le preghiere che noi facciamo comunitarie non suppliscono la preghiera personale, la suppongono. E se la preghiera personale è forte, consistente, la preghiera comunitaria è alimentata, è assicurata, ha una base. Ma se non abbiamo una preghiera personale, la preghiera comunitaria, come tante volte succede, è bella, ben fatta, ma non fa niente, non incide né in noi né negli altri, non è costruttiva della vita. La preghiera vera è quella interiore. La preghiera esteriore, se si radica nella preghiera interiore, procede dalla preghiera interiore, allora è una preghiera valida, altrimenti è un movimento di labbra oppure un movimento della nostra sensibilità. Secondo punto, l'elemosina. Per elemosina si intende la carità, e spossessarsi di sé e dare agli altri. Sono le opere di misericordia, le 14 opere di misericordia, 7 corporali e 7 spirituali. Soprattutto l'elemosina, cioè noi siamo più attaccati al denaro, perché il denaro ci dà possibilità di fare quello che vogliamo. Spossessarci del denaro e darlo agli altri e rinnegare un po' noi stessi e andare verso l'altro come vuole il Signore. Ed è quel vero digiuno di cui parleremo, ma di cui già ci parla il Signore nel profeta. Qual è la penitenza che io voglio da voi? Affliggersi, mettere il sacco alla cenere, sì, ma non è questo, è sciogliere le catene unique, cioè purificarsi dai peccati, aprire le porte
all'ospite, al povero, all'indigente, aprire la borsa al bisognoso, dare del pane agli affamati. Questa è l'elemosina, dare qualche cosa di nostro agli altri. Questo è l'amore. Se qualcuno dice: Giacomo viene da voi e vi chiede qualche cosa, e tu ti limiti soltanto alla parola, bene, bene, ti consoli, ma non dai nulla di tuo, che l'emozione è questa, che conforto è questo, che amore è questo. L'amore bisogna che si concreti in opere, e l'elemosina è un'opera buona, che esprime tutta la carità che noi possiamo avere verso gli altri, ed è attraverso l'amore dimostrato agli altri che si estinguono i nostri peccati. Quando Nabucodonosor ebbe la grande sentenza di diventare animale per tutti i misfatti fatti, il profeta gli disse: fare l'elemosina, così riscontrerai i tuoi peccati. Perché l'elemosina distrugge il peccato, cioè il reato dalla pena. Noi possiamo così, con la carità che usiamo verso gli altri, soddisfare Dio nel debito che noi abbiamo di 10.000 talenti secondo la scrittura. E allora largheggiare con il prossimo, non giudicare, non condannare il prossimo, aprire le braccia e il cuore al prossimo, non soltanto la borsa, anche quella, ma aprire il cuore, aprire le braccia, aprire le mani al prossimo e fare la carità nel senso bello della parola. E poi la terza opera, il rapporto con noi stessi, il digiuno. Oggi il digiuno è messo in discussione. E la stessa Santa Madre Chiesa, per venire incontro all'uomo di oggi che non è disposto in questo tempo di consumismo, in questo clima di edonismo, a rinunciare al cibo e alla bevanda, limita al massimo il digiuno. Oggi è Venerdì Santo. Oggi, per associarsi a Gesù all'inizio della Quaresima, per entrare con Gesù nel deserto, è Venerdì Santo per entrare nel clima pasquale e morire con Cristo. Mentre nel venerdì c'è l'astinenza, appunto per unirsi a Cristo che muore, si immola nel venerdì. Però tutti questi giorni di astinenza delle carni il venerdì e tutti questi due giorni proprio ridotti al minimo, anche nella forma, perché si può mangiare un bel pasto al giorno e qualche cosa a mattina, qualche cosa la sera e non resta proprio nulla, noi non digiuniamo più. Anche nei nostri ordini religiosi prima si digiunava di più. La tradizione del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento si parla di digiuno fisico. È vero che il vero digiuno è quello proclamato da Isaia, è quello ribadito dalla Chiesa, che è il digiuno dal peccato, il digiuno da ciò che può indurci al peccato. Però questo non significa che non dobbiamo digiunare. Mosè digiunò, Gesù digiunò 40 giorni,
Tutti i grandi santi digiunavano. San Francesco faceva 7 quaresime. Quanti se ne rimanevano? Di giorno in cui poteva mangiare. 7 quaresime all'anno. E i nostri padri fino al concilio digiunavano. Nei nostri paesi si chiudeva nelle carnezzerie. Ne restava soltanto una a turno per i casi di bisogno. Oggi invece tutto è aperto, si mangia, si beve, a tutto spiano. È tempo di consumismo ed edonismo. Si è pensato alla Madonna, la quale ritorna al digiuno, mentre noi proclamiamo 2 volte l'anno digiunare, e il nostro digiuno è così, alla buona, un bel pasto a mezzogiorno, un pochettino la mattina, un pochettino la sera, la Madonna ci dice, ehi figli miei, digiunate 2 volte alla settimana, a pane e acqua. La Madonna ci mette a pane ed acqua. La Madonna così buona, così materna, verso i suoi figli, ci dice digiunate 2 volte alla settimana a pane e acqua. È lei che rivaluta il digiuno che noi abbiamo dimenticato. Lo ripropone alla Madonna. Lo dimentichiamo noi. Nell'uso e nei costumi non c'è più digiuno, ma la Madonna ci dice no, non andiamo bene. Perché il peccato è entrato in questo mondo per la gola e deve uscire da questo mondo e da noi attraverso la gola e attraverso il cibo che è entrato il peccato e attraverso la mortificazione del cibo che deve uscire il peccato da noi. Per questo bellamente San Tommaso congiunge il digiuno alla castità, è uno stimolo, un richiamo alla castità, la legge che vige nel mistico corpo di Cristo. Chi digiuna è più inclinato ad essere casto. Ma oggi che questo precetto della castità è sparito di mezzo agli uomini, necessariamente sparisce il digiuno. Il digiuno rafforza la volontà di astenersi da ciò che non è lecito fare. Se tu sei capace di dire no al cibo, no alla bevanda, no al caffè, no alla televisione, poi è più facile per te dire no al peccato, a una proposta di peccato. Se la tua volontà si abitua a questo, a rinnegare ciò che è più facile, diciamo, a poco tu sarai così forte da dire no al peccato. E siccome viviamo in un mondo così corrotto, dove la seduzione del maligno è così, così continua, per cui da ogni parte ci viene il vito al peccato e al peccato di lussuria, ecco perché si rende più necessario oggi, più che ieri, il digiuno. Il digiuno. Si può fare digiuno in tante maniere, ma il digiuno è sempre digiuno. Digiuno fisico, corporeo, perché il digiuno del corpo è buona salute. Tutti i grandi santi che hanno digiunato hanno acquistato salute. Gli anacoreti che digiunavano spessissimo, erano quasi in continuo digiuno, vivevano a lungo. 100 anni, 110, 115. Noi che mangiamo, ci abbuffiamo, poi un colpo e moriamo.
uno che può prendere tante forme, ma è astinenza da qualche cosa, e dire no a qualche cosa che ci piace. Ci sono tante forme di digiuno, non vuoi digiunare perché non vuoi debilitarti, perché sei così fragile, perché appena tu digiuni ti fa male la testa, bene? Se digiuno della televisione, per esempio, il digiuno degli occhi. Durante la Quaresima, noi fratelli e sorelle del rinnovamento, dovremmo chiudere la televisione per 40 giorni. Ma mi vede il programma? No, niente, non c'è programma, si campa lo stesso. Si campa lo stesso. Qualche notizia importante ci verrà sempre comunicata. Non leggere i giornali per 40 giorni. Non vedere riviste, i quali vanno a ruba e noi, pagando le riviste, alimentiamo il peccato, peccato sociale. Ogni rivista che proibita, tanto, oppure un po' pornografica, noi alimentiamo il peccato e siamo responsabili del peccato sociale. Alimentiamo un commercio. Più ne compriamo, più copie ne vengono stampate. Disertiamo un po' i bar. Perché la gente è abituata a entrare nei bar, mangiare cannola e bere. In faccia alla Quaresima. Non andiamo al bar per 40 giorni, non entriamo. Ci sono tanti modi di digiunare. Non ascoltiamo musica, non ascoltiamo musica. Non ascoltiamo cassette. Tanti modi di digiunare. Cioè astenersi da ciò che piace. Per cui il digiuno può prendere tante tante forme. E allora questo è necessario per irrobustire noi stessi, per purificare noi stessi, irrobustire noi stessi nella triplice lotta contro i tre grandi nemici, la carne, il mondo e il demonio. Cose sapute e risapute che però dimentichiamo con molta facilità. E che allora la Santa Madre Chiesa ci richiama a queste tre opere penitenziali attraverso il Vangelo di oggi. Gesù ci parla di preghiera intima, di elemosina e di digiuno fatta nella gioia. E allora noi dobbiamo pregare e ballare, fare l'elemosina e ballare, digiunare e farci belle, perché il Padre nostro che sta nei cieli veda Lui soltanto quelle che noi facciamo. Non dobbiamo farle per gli uomini, ma per Lui. Così noi ci introduciamo nella Santa Quaresima con questo spirito. Adesso, dopo l'omelia, ecco il segno liturgico, le ceneri. Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Queste parole si debbono ricordare la nostra precarietà, la nostra fragilità. Noi viviamo in un clima di autoesaltazione dell'uomo. Sia in senso materiale, sia in senso anche spirituale. E dimentichiamo che siamo polvere e cenere. Tutte le superbie umane saranno ridotte in cenere. Tutto ciò che noi vediamo, di bello, di grande, tutto in cenere. E la cenere ci eguaglia tutti.
è ridotto in cenere come il santo, così il peccatore, come l'uomo potente, il grande politico, il grande scienziato, e polvere e cenere, la bella donna pomposa, tutte quelle che ispirano come modelle, cenere, fango, tutti i bei profumi che sono propagandati attraverso i canali televisivi, saranno materia puzzolente. Questa è la verità cruda, perché polvere siamo e polvere ritorneremo. La terra che calpestiamo noi è un miscuglio di detriti vegetali, detriti animali e detriti umani. Noi camminiamo sui detriti umani, la polvere delle strade, la polvere delle campagne, tutte mescolanze di detriti vegetali, detriti minerali, detriti umani. Ecco che siamo ridotti, che ne è di milioni e miliardi di gente che non esiste più, polvere, polvere dalla terra. Questo noi siamo. Ecco la nostra superbia come cade. E lo spirito va al Signore. Ma il nostro corpo è fragile, è precario, è terra. E allora quel corpo che noi abbelliamo, nutriamo, che contendiamo in tutte le sue voglie, noi facciamo questo per ciò che è polvere. Tutto sarà azzerato. Ricordati, uomo, che sei polvere e in polvere ritornerai. E non sono queste idee più o meno accettabili, e la nuda e cruda realtà a cui la Chiesa oggi ci richiama. Fra 100 anni tutti polvere siamo qua dentro, siamo tutto un pugno di polvere, e su questo non ci piove. Tutti fra 100 anni siamo polvere. E allora, facciamo gli interessi dell'anima, che non diventa polvere e spirito e torna a Dio, carica del bene e carica del male, e va in paradiso o va all'inferno. Dobbiamo anche ricordare queste novissime, che spesso dimentichiamo, a furia di cantare, di ballare, di celebrare le cose belle, dimentichiamo che c'è l'inferno, c'è il purgatorio e c'è il paradiso. Questa è la predicazione terra-terra, che prima si faceva o non si fa più. Ogni tanto la ricordiamo, tutte queste cose che ci venivano dette una volta, oggi che parla più del paradiso. Mai abbiamo fatto noi predica sul paradiso, quasi che non esiste. Prediche sull'inferno sono più rare, prediche sul purgatorio, invece facciamo belle prediche. La misericordia di Dio, buono, santo, giustizia non ne valevo mai, quello che è il giudizio di Dio, questo non lo parliamo, non lo diciamo mai, quale tremendo giudizio noi avremo. Eppure questo è il Vangelo, dobbiamo noi praticare il toto Vangelo, tutto il Vangelo, non soltanto quella parte che ci aggrada, tutto il Vangelo, tutto il Cristo. Tutta la predicazione di Cristo. E allora, fratelli e sorelle, io non mi dilungo, ma ho voluto un poco così dilungarmi perché non c'è stata la preghiera. Adesso noi faremo l'imposizione delle ceneri, ricordandoci tutte queste cose e chiedendo al Signore di avere pietà di noi e impegnandoci a vivere una buona quaresima, convertendoci al Signore, questo è il tempo favorevole, riconciliandoci con il Signore attraverso il sacramento della penitenza e conducendo una vita penitenziale, entrare nell'ordine dei penitenti,
entrare in comunione penitenziale tra di noi. Chiediamo al Signore di comprendere queste cose. Sio Spirito di Dio che abbiamo invocato, facci comprendere tutte queste cose e metti dentro di noi il seme della tua luce, della tua forza, della tua grazia. Senza di te nulla noi possiamo. Amen. Egli è sopra di noi ed è dentro di noi. Tutto da Lui procede e tutto a Lui ritorna. È il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. In Lui siamo diventati figli e abbiamo con Lui lo stesso Padre. E a Lui che ci rivolgiamo come Suo Figlio ci ha insegnato.